La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da Ciao cari amici a una nuova puntata del mio 60 News. Oggi parleremo di musica, oggi sì, la mia trasmissione si intitolerà La musica rap, l'espressione più sincera. Perché questo? Perché in collegamento ho una cantante super appassionata di rap, lei si chiama Martina Franceschini, il suo ritmo è tanto coinvolgente. Ciao Martina, benvenuta al 60 News. Ciao. Ciao carissima, sei emozionata, si vede? Vabbè, siamo in due. Insomma, niente di che Martina, soltanto delle semplici domande da capire, no? Alla gente a casa, quello che cos'è il rap, quello che ti piace, qual è la tua passione e soprattutto il tuo grande super talento perché hai fatto della musica. E io oggi sono qui solo ed esclusivamente a farla ascoltare ai miei amici in modo tale di avere qualche amico in più come follower nella tua bacheca e soprattutto parlare, perché il rap materialmente è una musica che sta prendendo tantissimi giovani. Tu sei giovanissima Martina, quanti anni hai? Ne ho 20. Sei giovanissima, gioia, facciamo a cambio? No, sto scherzando, ovviamente. Allora cara Martina, so che tu sei anche una grande super stilista e ti sei diplomata nel ramo tessitura. Lo sai che siamo su per giù, abbiamo le stesse identiche cose, tu forse sei stata nella tessitura, io invece ho fatto nell'arte ceramica, quindi sono un'arte ceramista, mentre tu cuci e crei e modelli, io creavo tazzine, insomma piatti, bicchieri, tutto ciò che è nella ceramica. Quindi siamo due colleghe che hanno preso un po' strade separate, però con la voglia di creare, no? Sì. Assolutamente. Allora, Martina, quando hai iniziato questa tua passione per il rap? Io ho iniziato nel 2008, iniziando a fare un po' di rime e cose del genere. E poi ho iniziato a fare canzoni, scrivendo brani, freestyle e cose varie. Style che sta che per, scusami, quella ritmata, quella ritmica baciata, com'è lo style? Il freestyle sarebbero delle rime improvvisate. Ottimo. Quando si fanno delle rime improvvisate come le chiami tu, materialmente deve avere qualche cosina, no? Che in quel momento ci butti nella bozza, ma è un tuo stato d'animo o un po' quello che ti succede nel mondo, non lo so. Come ti vengono? Come butti così giù una bozza? Così, nel senso, dipende dall'argomento. Bene, capito. Bene, bene. Senti, e come mai ti piace il rap, Martina? Perché tutto è iniziato da mio fratello più grande che faceva queste canzoni con i suoi amici e quindi ho provato a imitarlo un po'. E mi è piaciuto e ho voluto fare una cosa tutta mia. E
ci sei riuscita, mi sa, perché comunque vedo che sei su YouTube, insomma, stai facendo un bel successo, so che sei tanto seguita, infatti non a caso ti ho voluta nella mia trasmissione. Ascolta, e tuo fratello adesso cosa dice? Quasi quasi gli hai preso pure gli hai rubato, tra virgolette, nel senso buono, ciò che comunque lui stava costruendo. No, noi siamo molto legate, a lui gli piace quello che faccio, è orgoglioso di me. Assolutamente non avevo dubbi, la mia era una semplice battuta. Quindi com'è? Vi aiutate a vicenda? È un sostegno l'uno con l'altro? Beh, diciamo che non tanto, perché non ci frequentiamo tanto, però se vogliamo fare un fit insieme lo possiamo fare senza problemi. Ascolta, e questo look che hai riprende un pochettino il rap, vero? Tipo la bandana, la maglia tutta. Sì, mi piace vestirmi così. Guarda, ecco. Il teschio. Lo vedo. Scappati, tatuaggi. Proprio una rap, insomma. Di nome e di fatto. Soprattutto perché mi piacciono i teschi. L'ho notato tantissimo. Quanti tatuaggi hai, Martina? Ma sono finti, sono quelli temporanei. Ah, ok, ok, va bene. Dai, ci sarà modo, no? A momenti, però voglio dire, è un po' impegnativo il teschio, eh? Io pure sono molto amante degli tatuaggi, anche io ne ho diversi, però veri, però un pochettino più piccolini e non di teschi. Ok, ascoltami, hai mai cantato in pubblico o su un palcoscenico, Martina? Sì, diverse volte. Ho iniziato a cantare davanti alla mia classe, poi da lì sono passata all'assemblea d'istituto, che c'erano due scuole, e poi ho fatto il Cantagiro, che è un concorso per arrivare a Sanremo, sono arrivata a semifinalista lì, ho cantato davanti ai giudici, e poi adesso ho iniziato a fare, diciamo, delle live in giro per l'Italia, diciamo. Bello, e che cosa consiste questa live? Che canto le mie canzoni in pubblico e niente. Quindi è come una specie, perdonami, lasciami, che adesso si parla in una terminologia un po' differente, no? Io sono un po' vecchiotta, tipo un po' come un piano bar, che direttamente ti chiamano e tu vai a cantare dal vivo davanti al pubblico, giusto? Chiamata live. Faccio serate, sì. Bene, benissimo, benissimo. Invece della semifinale mi raccontavi che esperienze hai avuto, insomma, com'è nato? Raccontaci un pochettino. Questo è una grande, il Cantagiro, quello che dicevi tu, come è nato, come è successo il tutto? Tutto è successo che un amico di mio padre, che era il produttore di questo concorso, mi ha invitato a iscrivermi a questo concorso, ho fatto un paio di serate, sono arrivata semifinalista, poi però purtroppo è venuta a mancare e non ho potuto fare la finale. Ah, ecco, mi dispiace di questa brutta vicenda che è successo, però voglio dire, alla fine ti porti veramente, te l'aspettavi, voglio dire, come semifinalista non è da poco, voglio dire. Sì. Quindi sei orgogliosa di te? Sei orgogliosa? Eh? Sei orgogliosa, dico? Di quello sì, che stai facendo? Sì, ho voglia, sì. Sì? Sei timidissima, ti vedo che sei timidissima. Ascolta, ascoltami un pochettino, voglio sapere qui, quando canti, no? Cosa senti, che cosa porti, che cosa vuoi dare, che cosa vuoi regalare alla gente, raccontaci un po'. Io quando canto io mi trasformo, non sono più me stessa, cioè inizio a volare e io penso che con le mie canzoni porto messaggi alle persone e è una cosa bella. Tu porti davvero dei gran messaggi, perché ho avuto modo di sentire, ascoltare, perché tu devi sapere, prima che io chiamo qualcuno devo capire, no, la profondità delle canzoni, quello che uno ci si vuole dire, e tu soprattutto porti Nega Possi, che sarebbe una canzone un po', diciamo, dedicata al bullismo. Io volevo fargliela ascoltare alla mia gente a casa e poi mi volevo soffermare proprio sul bullismo. Prego, regia. Martina Rap, 2K18, se, Nega Possi, se, brrra. Io non so fare niente, la gente ha ragione.
persone sono proprio deficiente. Io non valgo niente, me ne resto chiuso in casa con mio fare impertinente. Fare impertinente. Questa ragazza mi fa troppa pena, non la voglio più sentire, mettetela in galera. Io a sto mondo non ci voglio stare, stufa di fallire, stufa di pregare. Ho sentito due ragazzi fiatare, dicendo che Martina rap fa cagare. Non so più cosa posso fare, mi butto giù dalla finestra prima di scoppiare. No, basta, Martina rap una speranza, è come la regina di una sua stanza. Parrebbe non si abbassa, la rima non gli passa, giudicatela sempre, ma tenete il suo nome a mente. Coraggio negativo diventa positivo, questo rap non fa più schifo. Però lo sai che c'è, a nessuno importa di te. Ma non ti fermare che, forse non saprai volare. Però lo sai che c'è, a nessuno importa di te. Ma non ti fermare che, forse non saprai volare. Complimenti, diciamo che le tue parole è po' un senso di autodescrittivo, perché metti il tuo nome, in un certo senso ci fai capire che sei stata un po' bullizzata, se non del tutto, quindi quello è un tuo sfogo che hai avuto. Ce ne vuoi parlare di questa vicenda? Perché lanciare questi messaggi in TV è, in un certo senso, è farci rendere conto di quello che uno subisce da una parte, ma dall'altra quante persone cattive che ci sono, e soprattutto i genitori non hanno fatto un buon lavoro dall'altra parte. Tu ci metti la faccia, Martina. Ho i brividi perché fondamentalmente dici: Martina è questa, Martina è una fallita, Martina si vuole addirittura, dici, c'è un momento che dici mi voglio buttare giù dalla finestra. E questo è un messaggio che onestamente una ragazza di 20 anni non dovrebbero farla, anche per due motivi. Uno, perché materialmente sei una meravigliosa ragazza e ad oggi hai una tua rivincita personale che puoi egregiamente andare a testa alta, perché devi essere onorata di quello che sei e di quello che fai. Grazie. Ce ne vuoi parlare? Beh, Martina? Diciamo che il bullismo non viene fatto a nessuno, né ai giovani né agli adulti. Soprattutto dipende dall'educazione che i genitori danno a un figlio. I bulli nascono direttamente dalle persone che non hanno avuto affetto dai genitori e anche dal rispetto e l'educazione. Io sì, sono stata bullizzata un sacco di volte, insultata, maltrattata, picchiata. Addirittura? E quindi ho scritto questa canzone
che mi rappresenta. L'ho scritta, pensa che quando stavo piangendo ero proprio per terra, però alla fine mi sono rialzata col sorriso e ho detto vabbè, io vado avanti, anche se le persone mi insultano, mi picchiano, io vado avanti. Posso chiederti il perché ti hanno mirata e perché hanno questo grande, insomma, alla fine tu stai dicendo parole tue, no? L'ho detto e l'ho scritta in una disperazione ed ero proprio giù di morale e soprattutto ero veramente a terra. E in quelle occasioni là una apre ancora di più il cuore e sei ancora molto più sensibile. Posso sapere la causa perché sei stata puntata tu il dito? Perché Martina e non qualchedun altro? Perché Martina? Te lo sei mai chiesto? Me lo chiedo pure io. Però credo perché sono, forse le persone mi vedono debole o perché è solo invidia, perché io riesco a fare cose che gli altri non sanno fare, non lo so. Brava Martina, sono contenta perché tu stesso ti stai dando una ragione e dire forse gli altri hanno qualcosa che loro non hanno, ma sicuramente non hanno... sono povere dentro, perché l'unione fa la forza. Poi prendendoli singolarmente ti posso garantire che non sono niente, credimi, perché l'unione fa la forza e questo non va bene. Ad oggi Martina cosa si porta dentro? Ma tu stai parlando, ti stai riferendo di un periodo di adesso o quando andavi a scuola, Martina? Beh, io vengo bullizzata, insultata pure adesso, però ormai passo sempre a testa alta. Non mi interessa più di ciò che dice la gente. Brava, brava. Perché vieni bullizzata anche adesso? Perché questo accanimento, Martina? Secondo te, cioè, ci deve essere, sì, dici tu, anche perché anche la cosa, no, di cantare, di avere la musica, no, di è una cosa bella quello che tu fai. Anzi, gli altri dovrebbero dire... Ammazza che grande talento, perché io ad oggi lo dico a grande voce che sei una grande ragazza talentuosa e che oggi soprattutto ci mette la faccia, che non tutti ce la mettono. Una ragazza che apparentemente sembra fragile, ma ti posso garantire, cara Martina, che non lo sei, perché ad oggi per fare questa testimonianza qui, a parlarne con me oggi e soprattutto al modo, no? Come tu ti stai ponendo in questa maniera è un modo da far capire che alla fine sono loro i poveri e non lo sei tu, cara Martina. Sì. Sì. Senti Martina, questa canzone, come abbiamo detto, parla di tematica appunto del bullismo. Ad oggi ci sono diverse ragazze, no, che hanno e vivono il tuo stesso, hanno vissuto, vivono tuttora, chissà. Che cosa vorresti dire a queste ragazze che materialmente non sono tutti forti come te? È vero, ci piangi, però una quando piange, poi noi donne devi sapere che abbiamo... Quando piangiamo poi è come una forma di ricarica, no? Ti succede anche a te, Marti, che alla fine è come una batteria, ti ricarichi come il cellulare, piangi, ti metti KO, però alla fine poi ci rialziamo più forte e molto più combattenti di prima, è vero? Sì, sì, è vero. Piangere ti dà la broda, la benzina, in senso che... Ah, ecco, la broda, scusa. Brava, mi piace questo tuo modo di... ti dà, è vero, ti dà la carica, hai proprio ragione Martina cara, hai proprio ragione. E cosa senti di dire alle tue coetanee che hanno subito, che subiscono il bullismo? Io posso solo dire che non vi dovete arrendere, perché se vi arrendete è peggio. Vi dovete tirare su e andare avanti e lasciare il passato dov'è. Bravissima. Senti Martina, poi a maggior ragione se una ama, no? Ha il calore della famiglia, giusto? Tu sei sicuramente ricca, no? Io non ho avuto modo perché essendo in collegamento di solito devi sapere che ci sarà modo. Se verrai qui da me mi farebbe tanto piacere conoscerti di persona e ti posso garantire che è tanto differente perché umanamente, no? Poi si instaura quel rapporto. Però io già ti ho visto un po', consentimelo, no? Un po' bimba da proteggere perché hai un viso tenero, perché sei buona e soprattutto... Mi piace il tuo modo perché, ripeto, le tue parole mi hanno abbastanza segnata. E oggi io volevo portare proprio questo nella mia televisione. La musica rap è l'espressione più sincera perché quello che è dentro nel momento della drammaticità direttamente ti esce fuori.
E tu quello che stai facendo oggi, oggi pomeriggio, e grazie a te oggi abbiamo aperto un mondo che alla fine esiste. Io ho avuto qui tempo fa una criminologa e abbiamo parlato, sai, del bullismo, di che cosa è il bullismo, cosa comporta, che cosa bisogna fare. E tu ti posso garantire che stai facendo ti stai mettendo nell'ottima gareggiata, cara Martina. Lo sai? Perché sei forte e perché mi piaci in quello che fai e per quello che ci credi. Complimenti, Martina. Grande talento, mi raccomando, perché lo meriti. E ad oggi, quando esci da casa, ancora con la testa ancora più su. È vero, me lo prometti? Sì. Assolutamente. Inizierò a volare. Bravissima. Senti, io volevo chiederti anche com'è nata Negapossi. Un po' ne abbiamo parlato, no? Sì. Beh, Negapossi è nata proprio dal bullismo, che avevo tutti contro, quindi non c'avevo più la mia autostima, mi piangevo addosso, non ce la facevo più. Una volta ho smesso pure di fare rap, ho lasciato perdere tutto e poi ho iniziato a scrivere, perché a scrivere mi sfogo, io scrivendo mi sfogo. E allora ho preso la penna e ho iniziato a scrivere. E Negapossi è scritta in prima, seconda e terza persona e parla, cioè, di me, però delle persone anche che mi vengono contro, e poi mi libero, insomma, di queste ombre, pressioni che ho addosso. Senti, quando tu scrivevi, no? Perché spesso una ci si richiude e ci si trova nel mondo, mentre tu scrivevi era un momento di grande difficoltà, no? Dove ti escono le parole più vere, no? Del significato, quello che comunque in quel momento. Quindi Negapossi, perché Negapossi? Che significato ha questa parola? Negapossi vuol dire negativo e positivo insieme. Ah, ok. Come mi sento, ero negativa con tutte le pressioni che c'avevo addosso e poi mi sono liberata, sono arrivata al positivo. Bellissimo, mi piace. Non lo sapevo, grazie per avermelo detto, visto, perché non si finisce mai di imparare. Ascolta, le basi delle canzoni sono tue, Martina? Sì, le faccio con FL Studio, le creo io le basi. Brava. Quindi alla fine sei una rap che costruisce, fa una cantautrice praticamente, lei dice fai tutto tu, tutto farina del tuo sacco. Sì. Brava. Ascolta, la prima canzone invece, ogni volta che esce qualche canzone in anteprima, chi è la tua parte di dire devo fargliela ascoltare? C'è qualcuno? Il mio ragazzo. Ma io ti ho visto dalla foto, super innamoratissima, che cogliamo l'occasione. Possiamo sapere come si chiama il tuo ragazzo? Matteo. Tu ti senti molto protetta da lei, Martina? Da lui ti senti protetta? Ecco. Sì, molto. Anche se è un amore a distanza, io sto di Viterbo, lui della Sicilia, però stiamo andando avanti. È siculo, quindi te lo sei preso siciliano. Hai mai visto la Sicilia, Martina? Hai visto quanto è bella? Ci sei mai andata? Sì. È bella? Sì. Ti piace? Troppo. Beh. Vorrei tornare. Perché no? Perché no? Un amore ad un po' a distanza, questo un po' fa mancare pure, hai ragione, cara Martina, ma tanto hai un'età dove ha voglia, avrai modo di conoscervi, no? E stare assieme più tempo. Lui invece sale da te? Sì, a volte sale, poi ha deciso di fare il militare qui a Viterbo, quindi in qualche modo ci possiamo vedere. Bellissimo, brava Marti, sono contentissima. Senti, tu ad oggi, Martina, se ti fermi un attimo, sei felice? Sì. Sì? Ti sorridono gli occhi, lo sai, cara Martina? Sì, mi sorridono gli occhi. Forse è l'amore? Dall'amore, da un po' tutto. Raccontaci un poco, un po' tutto, ci lasci un po' così, noi siamo curiosoni, siamo curiosi. Se io ti vedo che sei gli occhi che ti si brillano, cara Martina. Sì. Ascolta, tu nelle tue canzoni ti chiami Martina Rap, ti firmi proprio? Sì.
Come mai? Perché allora, questo nome poi c'ha un significato. Me l'ha dato una mia professoressa delle medie che è andata a mancare purtroppo. È venuta a mancare e mi chiamava così perché io sui banchi di scuola mi mettevo il cappuccio e facevo così. E allora, Martina Depp, basta, segui la lezione! E allora mi è rimasto il nome. E quindi hai dato adito a lei, insomma, il ricordo di lei, e ti è rimasto questo Martina Rap. Però ci sono dei bei ricordi, quindi materialmente, voglio dire, mentre tu studiavi avevi quell'attimo di rap. Eh sì. Sì, infatti io ascoltavo facendo canzoni rap, tipo la Seconda Guerra Mondiale, ho fatto una canzone sulla Seconda Guerra Mondiale. È vero? Facevo pure l'esame, ho fatto l'esame di maturità e l'esame delle medie rap. Ma veramente? Sì. Fantastico. Non mi è mai successo, però c'è sempre la prima volta. E quindi? Cioè ti sei presentata e praticamente hai mostrato questa canzone? Sì, ho fatto la Seconda Guerra Mondiale cantando. Ma è meraviglioso. È bellissima questa cosa. Senti Martina, posso chiederti qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno è cantare davanti a migliaia di persone, perché io quando canto mi sento felice e mi piace mostrare la mia musica agli altri. E poi, che ne so, avere una famiglia, andare avanti, che ne so. Bellissimo, vabbè, questo ce l'abbiamo tutti. Tu hai 20 anni, anche io alla tua età sognavo già un figlio. Io sono stata sempre una, devi sapere, che ama da morire i bambini. E allora, ecco, e allora vedi, abbiamo già qualcosa in comune. Adesso ne ho due, sono meravigliosi, sono giovanissimi anche loro, un pochettino più piccini di te, però bellissimi anche loro. Anche io sognavo come te una grande famiglia, perché all'età di 20 anni alla fine questo, quindi questo è il tuo sogno? Sì. Bene. Ascolta, poi tu hai fatto anche un'altra canzone chiamata Con noi o contro. La vogliamo ascoltare e poi parleremo anche di questo, ci soffermiamo. Prego regia. Non sarò col prototipo, con gli occhi mi piaccio. Non sono ragazzina e manco mi spaccio. Farò il terzo dito se non ti piace ciò che faccio. Cammino per la strada, ci sono 100 occhi. Se mi vedi di qua, più pulito c'ha gli occhi. Se non ci ti piace per fuori, se mi scrivono con le spalle, io penso che tu sei diverso. Solo mentre fai qualche canita che verso, vedo che ragioni come un disprezzo. Questo mondo è perso in disperso. Conta le dita della mano, fino ad arrivare al terzo. Le carni e le pesce sulla braccia, niente primo, niente allo scopo. Qualcuno si è vuole la guerra nella pace. Se credi di poterci, batte al botto. Caschi non lo sai, non hai contatto. Se credi di poterci, batte al botto. Caschi non lo sai, non ha contatto. Bella fratella, capezzema a me. Anzi, se tu occhi, va contro di te. Sei bella fratella, non posso più fumare mentre i politici possono giocare, farsi inculare questo territorio che mi sembra un manicomio. Quindi sprofinaccio, io faccio ciò che voglio e non mi stesso il cazzo, perché se mi ammazzo poi ritorno. Ci sono tossici dipendenti che scrivono i minorenni, che rubano i poverelli. E noi non facciamo niente per aiutarli, quindi restate fuori, merda approfittatori. Adesso dobbiamo fare duri perché fare i buoni ti facciano più di scritto sopra i muri. Capezzema a me, alzi il terzo dito, occhi va contro di te. Sei bella fratella, capezzema a me, alzi il terzo dito, occhi va contro di te. Bella fratella, capezzema a me, alzi il terzo dito, occhi va contro di te. Sei bella fratella, capezzema a me,
alzi il terzo dito a chi fa contro di te. Come nasce questa canzone? Allora, con noi o contro, o state con noi o ci state contro. Vuol dire, se avete fatto caso all'ultima frase, adesso dobbiamo fare i duri perché a fare i buoni ti cancellano, come scritto sopra i muri. E anche questa parla un po' del bullismo, delle persone che ci stanno contro. Me la ripeti l'ultima frase? Soffermiti, com'è che hai detto? L'ultima frase, la dici? Ripetila per favore. Buoni ce l'hanno come scritte sopra i muri. È profonda come, come frase, eh? Vuoi dire tanto? Sì. E stavi dicendo, scusami Martina che ti ho interrotto? Questa frase vuol dire insomma che dobbiamo essere più forti, perché se ci vedono che siamo buoni, che siamo deboli, ci vengono contro. Ci cancellano le scritte sopra i muri. Così proprio. È vero. Mi fai pensare tanto questa canzone, con noi o contro? Quindi in un certo senso dici devo mettermi qualcosa ancora per rendere ancora di essere ancora più forte, per non dimostrare la mia fragilità. Oggi è una società, Martina, che sicuramente nella tua età è giusto che devi viverla come meglio credi, però ti posso garantire che le fragilità di una persona ti rendono veramente unica e speciale, perché devi sapere che tante ragazze, tanti ragazzi fanno i bulli quando, credimi, sono tutti insieme, però poi presi singolarmente ti posso garantire che non è così. Non sono niente, cara Martina. Ci giocano perché l'unione fa la forza, mia cara Martina. Lo so. Io faccio parte di te, quindi io sono con te. Va bene. Ascoltami, Martina, che altre passioni hai oltre il rap? Mi piace disegnare, recitare. Sì. Ballare, cantare. Pure? Pure balli? Sì. Hai anche quest'altra dote? Sì. Diciamo, hai detto. Brava, brava, hai detto anche che ti piace recitare. Sì. Cioè, raccontaci un poco questa dote nascosta che hai. Tutto è successo che in poche parole, quando ero piccola, mio padre mi riprendeva col telecomando, no? Faceva così col telecomando e io mi iniziavo a mettere in mostra, sorridevo, quindi ero già una star da piccola. Ecco. Poi quando tipo avevo 7 anni iniziavo a fare dei film, creavo una storia e la recitavo. Bellissimo, quindi una specie di attrice anche, un'attrice regista, mettiamola qua, facevi tutto tu praticamente, ti creavi, bellissima questa cosa. Infatti quando canto recito pure. Brava, esprimi tutta te stessa praticamente. Sì. Io ne sono contenta. Ascolta, hai fratelli, sorelli che condividono anche la tua passione, hai accennato prima un attimino tuo fratello. Sì, allora che condividono la mia passione sono due. Uno è grande, che ha tipo 31 anni, e uno ne ha 13. Quello piccolo fa il beatbox, ma vuole imparare anche lui facendo rap, scrivere canzoni. E quello più grande fa il rapper e anche il DJ. Ah, bellissimo. Ascolta, il tuo fratellino praticamente te lo stai crescendo tu, si può dire, nel senso che lui vede te, tu sei la grande e lui imita te. Fondamentalmente, ma è sempre, esatto. Ma è sempre così. Tu devi sapere che io ho anche un fratello più grande, e quindi tutto ciò che faceva per me era giusto, no? Perché comunque per me era il mio, allora io copiavo quello che faceva lui, un po' una sorta quello che sta facendo tuo fratello con te, quindi gli devi dare degli ottimi consigli. Sì, sì, è quello che sto facendo, infatti. Hai un ottimo rapporto con i tuoi fratelli? Sì. Sono contenta, sì. Sono davvero contenta. Ascolta, poi abbiamo parlato anche di un, ne parleremo adesso nel corso della nostra trasmissione, anche della nuova canzone chiamata Entità.
Anche questa, già dal titolo, ti fa pensare. Vogliamo già anticipare di che cosa parla prima di mandarla in onda? Beh, Entità è una canzone che ho scritto a Halloween e parla di un'entità nascosta e parla pure di una personalità, insomma, nascosta che ognuno di noi c'ha dentro. È un po' su hardcore come Con Noi o Contro, non è old school come Negapossi. Old school vuol dire un po' più tranquilla, è un po' più grossa, però posso dire che Entità è poesia. Perché poesia? Perché l'ho scritta proprio come una poesia. È vero? Che parla proprio di questa entità nascosta che abbiamo ognuno di noi. La facciamo ascoltare? La ascoltiamo sì. Allora insieme? E poi ne parliamo, ne discutiamo, cara Marti? Prego, regia, Entità. Fenice. Martina Re. Che viene dall'aldilà, cerca vendetta ovunque va. Il sacrilegio non risparmierà nessuna anima, nessuna pietà. Lacrima, sangue, logorante, trasfigura l'espressione modificando la variante. Fa paura per dispregio, come una sorta di sortilegio. Lui trova un passaggio da ogni struttura, non ha bisogno di chiavi o una serratura. Visita le sue cavie pronte per la procedura, tramite una sgretolatura dimensionale. E la concezione spirituale dello spirito attuale gli fa male per le malefatte nel percorso vitale. Bene evitare il contatto astrale. Sarai un essere inferiore, un malessere interiore, incorporazione dell'entità in questione. Teorie strane come leggende metropolitane. Il male esiste se è credenziale ed essenziale, una via di fuga prima che essa sfuga di mano. Se persa la tua coscienza ti farà disumano. L'entità è stata effettuata da un'acidità antenata, mette paure insignificanti, servono delle autocure magnificanti, state attenti se ve la ritrovate davanti. Sangue, paura, urla di dolore, come un'incisione, la possessione non ha scagione, rimane dentro una prigione. Al corpo scheletrico e pallido in viso, in tutti i viadanti annienta un sorriso. La paura dei ragazzi che di notte paurosi, sotto le coperte serano gli occhi timorosi. È un soggetto spaventoso, vi alza il nervoso, soggioca la mente normalmente. Ottima osservazione, questa entità ti fa andare in depressione. Fai attenzione, tutto cambia colore, siamo entrati nel mondo dell'orrore. Se senti sta canzone non ti spaventare, può essere immaginazione o sul reale. Mi sa che siamo entrati proprio nel mondo dell'orrore, cara Martina. Io sono terrorizzata dell'horror, non amo moltissimo gli horror, c'ho un po' l'ansia, no? E invece questa è proprio, ti dice, può essere, come dici tu nella tua canzone, un mondo anche di immaginazione, eh? Sì. Chi è quel ragazzo che canta con te, Martina? È il mio ragazzo. Ah, il tuo ragazzo, quindi in un certo senso anche lui ama questo mondo?
Sì, è un rapper anche lui. Ah, posso sapere come vi siete conosciuti? Non mi dire cantando che no, in questa occasione qui? Ci sono, dai, raccontaci Marti, siamo curiosi. Noi ci conosciamo da una vita, sono già, non so, 14 anni che lo conosco, però ci siamo conosciuti di più su un gruppo WhatsApp facendo freestyle. Bene. Da nemici, perché ci odiavamo facendo freestyle, io lo battevo sempre, vincevo sempre io. Guarda caso. Siamo diventati amici, migliori amici e poi è nato l'amore. Bene, perché era il tuo nemico? Sai che c'è questo tipo amore e odio, come mai prima era il tuo nemico e lo battevi sempre, che l'hai sottolineato? Perché nel freestyle c'è una persona che vince, sì, è una battaglia, rap, sì, in parole, in rime, e io lo battevo sempre, vincevo sempre io e lui si arrabbiava, e quindi eravamo nemici, ci odiavamo. Senti, nelle tue canzoni ho visto spesso che l'introduzione è sempre Martina Rap 8 punto, insomma, dici dei numeri. Hanno un significato? È un tuo... Sì, sì, per esempio Martina Rap 2K2 sarebbe Martina Rap 2002, perché sono del 2002. Oppure nelle mie canzoni, tipo, che ne so, Martina Rap 2K18, che sarebbe 2018, quando ho iniziato a scriverla, insomma, quando l'ho pubblicata. Bene, bene. Guarda, avete un metodo, insomma, tutto un po' particolare voi ragazzi, ad entrarci è un po'... Adesso addirittura è nato anche il corsivo, sai, no? Adesso che con i tiri, madonna, non ne possiamo sentire. Però sti ragazzi è una generazione che va avanti, cara Martina, vero? Ascolta, sì. Una frase o una citazione, cara Martina, che non dimenticherai mai, qual è? Dobbiamo fare i duri, perché a fare i buoni ti cancellano come scritte sopra i muri. Questa è la frase che adoro, mi piace troppo. È anche un gran significato, Martina, di grande spessore veramente. Sì. Sì. Ascolta, spiega la tua arte in una frase o in una parola, perché? creativa perché sono per esempio, allora, in tutti i videoclip che ho fatto delle mie canzoni l'ho creato io, pure le basi, quindi sono creativa su tutto. Sei molto creativa. Diciamo che l'ultimo, sono sincera, mi ha un po' suscitato. Sarà forse, infatti, stanotte se non dormo è colpa tua. No, sto scherzando. E comunque ha messo, no, un po' il teschio, comunque. Anche la situazione, no? Come l'hai creati. Quindi sei proprio creativa tu. Sì. Ascolta, ma quando ci butti giù una canzone, no? Fai la bozza, poi immagini, oppure prima immagini e poi materialmente scrivi? Come funziona? Funziona che prima creo la base, su questa base creo una canzone e poi ci faccio il video di ciò che parla la canzone. Bene, bene, ascoltami, cosa ne pensi invece delle altre culture giovanili, non necessariamente rap? Cosa ne pensi? Ti piace lo stesso? Sì, mi piace qualsiasi genere, poi ognuno ha i suoi gusti. Assolutamente sì. Cosa pensi delle altre culture? Insomma, li senti, li ascolti? Non la sento più. Non mi senti più? Adesso sicuramente okay. Nella regia ripristinano. Mi senti adesso? Sì. Sì, stavo dicendo, anche se le idee di cultura sono differenti, però l'ascolti lo stesso. Sì, sì. Bene. Sì. Secondo te la musica e i gusti possono dividere le persone? Beh, ha una cosa di gusti, perché, che ne so, qualcuno gli piace il trap, altri gli piace il rap, sono due cose diverse. E c'è chi va contro e chi pro. Ascolta, posso sapere da te, che io non sono molto brava, mi devi scusare, sarà che sono anche una vecchiotta, però tra rap e trap che differenza ci sono tra le due? Allora, per esempio Negapossi, il ritornello. Sì. Però lo sai che c'è, a nessuno importa di te, ma non ti fermare, che un giorno saprai volare.
questo può essere pure un po' di trap, perché il trap è più, cioè, di più la melodia. Cioè è melodico. Invece il rap è più duro. Azione, reazione, consulenza, errore. Ok, ok, tutta ok, ok, una botta e risposta, eh? Invece il trap è un po' più neomelodico, mettiamola così, se si può, ci metti il cuore, il sentimento, cosa che invece forse nel rap ce lo metti pure, però sei più tosta, più dura, molto più, vero? Ci ho capito qualcosa, sì. Marti? Ci ho capito, dico qualcosa tra il trap e il rap, ci ho capito? Benissimo. Ascolta, quali sono i tuoi cantanti preferiti? Che bella. I miei cantanti preferiti sono, beh, di quelli famosi ne sa nessuno. Ah, non proprio ce tu. L'ho preferiti di no. Famosi. Però mi piace come canta mio fratello e due amici miei. Bravo, cioè, loro dovrebbero essere famosi perché hanno proprio una voce stupenda, però non si vogliono mettere in gioco. Vabbè, pazienza, è una dote che hanno nascosta e che se la tengono ben custodita loro. Però invece se ti dovessi dire, se potessi trascorrere, viaggiamo un poco Martina, giusto per spassarci un pochettino. Se potessi trascorrere un giorno con un artista, che in questo caso sia vivo o morto, in questo caso un artista che a te piace, quale sarebbe? Fabri Fibra, più o meno abbiamo lo stesso stile, più o meno. Più o meno. Anche se dicono di ascoltare Yaz, però mi piace di più lo stile di Fabri Fibra. Infatti, se io canto una sua cover, riesco a imitarlo perfettamente. La facciamo? Un'improvvisata? Ti va? Così, se vuoi, se no no. Ok. Vai. L'Italia è piccola, non avrei creduto a tutto, era tutto finto, io neanche fumo più, ho smesso, bugiardo. Wow, vabbè, dai, io ti ho fatto da accompagnatrice, non ti volevo lasciare sola, no? Perché ti ho visto un po' spaesata, sono stata un po' monella, un po' cattiva, ti ho preso così all'improvvisata, ho cercato di aiutarti anch'io, di contribuire con il mio rap a modo mio. Martina, lo sai, sei dolcissima. Devi essere orgogliosa di te, io sono davvero contenta e fiera di averti invitata alla mia trasmissione, lo sai? Perché abbiamo parlato di un tema che ad oggi tante mamme, tanti genitori dovrebbero guardare i propri figli, perché sono proprio quelli che nemmeno se l'aspettano, Martina? Se io vedo che sei soltanto una ragazza davvero tanto dolce, dolcissima, e la dolcezza non è da tutti, cara Martina, sappilo. La dolcezza, l'educazione, il rispetto, vuol dire che tu hai una marcia in più. E io sono veramente contenta, orgogliosa di averti conosciuto. E quando farei qualche altra canzone, promesso, mi contatterai? Sì, sì, tanto una già lo sto facendo, si chiama Due Personalità, che sarebbe sempre io, però che io mi chiamo Martina Rap, però nel freestyle mi chiamo Alta Marea, quindi ho due nomi, uno nel freestyle, uno nel rap, e quindi sto parlando di me, però doppiata. Doppiata, però quella parola che tu hai detto, che l'hai chiamata Alta Marea, la dice lunga. Sì, l'ho chiamata Alta Marea perché sono di lui, io sono del cancro, il cancro è del mare, quindi Alta Marea, di alto livello come il mare. Ascolta Martina, quando vorrai e ce la vuoi far ascoltare, sei la benvenuta nella mia trasmissione, perché ti vedo crescere, ma soprattutto se il mio modo può essere anche una tua piccola rivalsa, ma sì, di fare un click e dire... Oggi sono stata invitata ad una trasmissione televisiva, lo puoi fare tranquillamente e nettamente perché hai tutte le doti, hai un grande talento Martina, ci tenevo a dirtelo. Grazie. Io ti mando un abbraccio e un bacio virtuale. Grazie. In bocca al lupo, spero che sei stata bene quest'oretta con me. Sì, sì, mi sono divertita, commossa pure. Sto pure a sudare. Sei proprio a sudare. Anche io devi sapere. A me ha fatto tanto piacere, veramente, Martina. Mi auguro veramente che tu sorrida sempre.
e ti prendo veramente come una mia piccola figlioccia, perché su per giù posso avere quasi una ragazzina a breve maggiorenne, quindi veramente ti accolgo a braccia aperte, va bene? Come una mamma sa fare con la propria bimba, va bene? Grazie. Incrociamo le dita e ti mando un grande bacio virtuale e spero di conoscerti al più presto. Sì. Ciao Marti, grazie ancora, grazie anche a voi e del 60 News, spero che questa fascia della medaglia differente che abbiamo posto oggi è un modo da far pensare tanto e soprattutto farci rendere conto in che società viviamo. Alla prossima dal 60 News e da Raffaella. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.